Nonostante l'avvicinarsi del cuore della stagione estiva si susseguono a Nocera Superiore i lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti sul territorio comunale. Alla stazione ferroviaria prosegue la demolizione dei gabbiotti e la riqualificazione della linea ferroviaria. Partiranno a breve anche gli interventi in zona Mater Domini all'insegna del restyling dell'arredo urbano e della pubblica illuminazione della piazza del Santuario. Gli interventi che noi avevamo annunciato e adesso sono in fase di realizzazione, gli interventi con le Ferrovie dello Stato, sono in corso le demolizioni dei gabbiotti, la sistemazione ulteriore della linea ferroviaria, sono in corso anche degli interventi sulla zona di Mater Domini, a Piazza del Santuario, che dall'altro ieri hanno cominciato a fare dei rilievi perché si procede nei prossimi giorni alla restyling della parte antistante il santuario. Lì realizziamo una pubblica illuminazione, una pubblica illuminazione e anche arredo urbano per quella zona della città.